del compagno Antonini, che è fa parte della Lega di Viareggio, sì. Comitato Toscano. Comunistico Toscano. Cioè, l'analisi sul PC è un punto dirimente, cioè noi abbiamo voluto scrivere delle tesi congressuali proprio per mettere dei punti di partenza della discussione e questo qui è proprio una risposta a elementi che abbiamo messo nelle tesi. Allora, cari compagni e care compagne delle sezioni Gramsci, Berlinguer, di Pisa e Milano, domani sabato 6-2 non potrò essere ai vostri lavori per motivi influenzali, non sarò ai vostri lavori per divergenze ideologiche, l'influenza passa ed è quindi risolvibile, l'ideologia ha la testa dura. Ho letto attentamente le 39 pagine in preparazione al vostro congresso. Essere presente avrebbe voluto dire ascoltare senza intervenire per rispetto dei vostri valori ed ascoltare senza intervenire per non intrecciare i vostri lavori. Il solo fatto di accostare Gramsci, il primo ed unico segretario generale del Partito Comunista del nostro paese, a Berlinguer, appare al sottoscritto un ossimoro. Gramsci è a mio avviso un gigante del movimento comunista ed una stella polare che ancora oggi guida la nostra azione politica. Bisogna seguire la stella polare, se la si guarda solo rimane là. Berlinguer è il segretario del compromesso storico della NATO, ombrello protettivo dell'unità nazionale. Se Togliatti ha rappresentato la destra del movimento comunista, sino a scivolare nel revisionismo, Berlinguer sta al di fuori del movimento comunista. Vi sono due scritti di Mao, uno del 62, le divergenze tra il compagno Togliatti e noi, e l'altro del 63, ancora sulle divergenze tra il compagno Togliatti e noi. Illuminanti e distruttivi nei quali mi riconosco e che condivido. L'opera revisionista di Togliatti è stata il preludio all'opera socialdemocratica di Berlinguer, fino allo scioglimento del PC ad opera di Occhetto. Non ravvisare la linearità in questi passaggi è un errore che i comunisti oggi come ieri, a mio modesto parere, avvisano e non possono permettersi. Inoltre appare perlomeno contraddittorio, o meglio inconciliabile, pubblicizzare il libro I falsi di Khrushchev su Stalin, al 20° congresso, ed assurgere Berlinguer a comunista. Infine vi ringrazio per l'invito e vi auguro buon lavoro. Saluti comunisti. Ci dispiace invece che non sia venuto, perché il confronto infatti, ci dispiace che sia voluto escludere. Capisco che, voglio dire, ci sono delle posizioni diverse, voglio dire, questi sono compagni, voglio continuare a chiamarli compagni, che noi conosciamo da tanto tempo, con cui abbiamo avuto discussioni, insomma, contrasti e quant'altro. Il fatto che noi li invitiamo, pur sapendo che hanno posizioni diverse dalle nostre, c'è un motivo. C'è un motivo. Cioè, voglio dire, l'assemblea, che se hanno come caratteristica appunto il centralismo democratico, serve una cosa. Cioè, ognuno, poi se rappresenta, diciamo, una formazione più ampia e non se stessa ancora meglio, ha il diritto e dovere di portare il suo contributo, cioè in presenza, no? Che l'assemblea serve comunque, un centralismo democratico serve a fare la sintesi, a mettere in evidenza determinate criticità. Noi non abbiamo paura, ma non perché pensiamo che noi abbiamo la verità in tasca, ma perché comunque da materialisti dialettici noi ci poniamo il problema proprio di abituare i compagni. Questo significa essere gramsciani, perché Gramsci, quando parla di centralismo democratico, lo spiega bene. Cioè, anche se ci possono essere mille conflitti, ci si metterà più tempo per risolvere le questioni, è diritto e dovere che che la discussione avvenga in contrapposizione con l'idea bordighista del centralismo democratico. Quindi questi burocratici, che si dicono burocratici organici, questi che si dicono compagni, li voglio considerare compagni, però sbagliano proprio nel fondo. Non è una questione qua ideologica, è una questione, ecco, di utilizzare lo strumento e di far valere le proprie posizioni, no? Cioè, quante volte ci si richiama a Lenin, a Gramsci, a Stalin, a quant'altro. Questi personaggi, non politici, non affrontavano l'assemblea. Lenin non era sempre in maggioranza all'assemblea, non è stato nemmeno prima della rivoluzione, la maggioranza l'ha presa dopo, però lui andava ad esporre determinate posizioni e alla fine la sua minoranza è diventata maggioranza, voglio dire.
questo il punto. Cioè, compagni che non sono abituati alla discussione, che si trincerano dietro un'ideologia, poi secondo me sono, diciamo, dettati da una, da un'attitudine minoritaria e anche, diciamo, da una certa incapacità a, come dire, a dare valore alle proprie tesi. Quando nessuno è col fucile in mano, qua tutti hanno il diritto di parlare, tutti portare la propria. Il punto è che col centralismo democratico, prima o poi, le tesi farlocche o comunque dettate da analisi sbagliate, prima o poi vengono fuori. La visione settaria non è una visione comunista, ha fatto tanto male al comunismo, ma non è una comunista. Ora, ci sono altri due interventi. Uno, preferirei aspettare la compagna Bardelli che lo leggesse lei, perché, sì, perché ci sarà, ed è un importante documento che è stato votato nel Consiglio Comunale di Pisa il 4 sulla Costituzione. È un documento molto duro che vale la pena leggere, molto tranciante. Poi invece è arrivato un altro messaggio dal Comitato per il Nuovo Buonarroti, di cui alcune persone della sezione di Pisa fanno parte, e che l'azione che si sta facendo all'interno del comitato è quello di sollecitare la provincia alla ricostruzione, alla sistemazione di questa scuola, e nel frattempo vigilare perché non ci siano stranezze, essendo un grosso appalto pubblico, quindi sappiamo che la regola è in Italia. Quindi abbiamo questo doppio ruolo di stimolo come comitato nei confronti delle istituzioni e di vigilanza per le operazioni che verranno intraprese. E il comitato manda questo messaggio: se il comitato per il nuovo Buonarroti non si è esaurito in poche settimane, ma si è arricchito di persone e di energie, trasformandosi in un laboratorio di democrazia sui problemi della scuola e delle scuole, se finalmente c'è informazione su un edificio scolastico fatiscente e lampi di trasparenza squarciano un'opacità e una disinformazione quarantennale, se non c'è mai stata tanta attenzione come in questi ultimi 10 mesi per il complesso progetto Marchesi, con ricadute visibili sulla manutenzione e con eliminazione di pericoli, ad esempio le troppe vetrate, non tutte pronte a cadere sulla testa degli studenti, se si è mantenuta la cadenza settimanale delle riunioni serali con le discussioni intense e cordiali fra posizioni e idee diverse che si sono protratte anche per 3 ore in modo mai monotono, se si può sperare in una nuova costruzione scolastica non fondata su corruzione e su materiali scadenti e pericolosi, se lo sguardo ai problemi non è mai stato egoistico e provinciale, ma attento a una realtà complessa e al sogno di una società giusta, se si sta svolgendo un concorso di idee sul nuovo edificio scolastico con larga partecipazione di studenti che imparano così a esercitare i diritti e i doveri di cittadinanza, se impegno e generosità creano una scuola concreta di democrazia intorno alle scuole dei banchi e delle cattedre, tanto si deve alla competenza politica, alla sensibilità sociale dei compagni della sezione Gramsci-Berlinguer di Pisa, che si traducono con naturalezza sorprendente in idee ed azioni. Credo, chi scrive e poi conclude, credo di poter rappresentare tutto il comitato nella diversità e ricchezza di idee e visioni della società. La dimensione apartitica non esclude la vivacità politica. Se saluto come un evento felice per la vita democratica il congresso delle sezioni, questo era il messaggio. Ma sì, grande soddisfazione. Ci sarà poi l'esposizione dei elaborati dei ragazzi 18, 19 e 20 a Pisa nell'atrio del Consiglio Comunale, quindi il sindaco scenderà dalle scale e guarderà i progetti con i ragazzi che scrivono: voglio che gli escrementi di piccione non siano più decorazione, e speriamo che ci sia un risultato tangibile. I messaggi sono finiti, tu forse avevi ancora da concludere? Ah no, diciamo, per non farla lunga, anche perché diciamo, il documento è stato distribuito, spero che gran parte di voi non abbiano avuto problemi a leggerlo. Questo congresso serve anche per nuovi contributi, per miglioramenti. Noi non abbiamo voluto stampare, diciamo, in forma di libello le tesi, anche perché aspettiamo il contributo diciamo esterno, per così dire, di molti altri compagni, anzi ci teniamo, perché questo significa essere materialisti dialettici, questo significa comunque essere aperti.
essere aperti e non avere una visione, diciamo, costretta, dogmatica e settaria, come molte formazioni purtroppo hanno diciamo, delle loro caratteristiche. Purtroppo il comunismo, anche l'idea del comunismo è stata depotenziata, cioè, sia molto per il codismo, ma anche per posizioni molto rigide e settarie. Noi vediamo in molti comunisti, per me comunisti, non voglio dire sedicenti comunisti, però insomma sono posizioni limitanti, perché veramente, cioè, una delle frasi più famose di Marx è significativa: i proletari di tutto il mondo unitevi, no? Marx, cioè, faceva leva sul fatto, sull'unità di classe. Naturalmente poi ogni persona un po' la vede al modo suo, insomma, no? Poi magari i proletari non tutti avevano, diciamo, la possibilità, insomma, di, come dire, studiare profondamente rispetto a un politico rivoluzionario di professione. Però ecco, l'unità di classe, dato il modo scientifico, no? È come dire, è organizzata attraverso il centralismo democratico, ha portato un avanzamento. Il capitalismo oggi, brutto per com'è, sarebbe stato ancora più brutto se non ci fossero state formazioni comuniste in qualche modo a migliorarlo, anche se, cioè, l'idea dei comunisti non è di migliorare il capitalismo, però è inevitabile che in determinate battaglie contingenti mica si può fare la rivoluzione in quattro gatti, o mica si può prendere il fucile e sparare in nome di un popolo che non ti segue, no? Quindi è inevitabile che ci sono fasi della storia, no? E Lenin lo spiega molto bene. Cioè, voglio dire, Lenin, ecco, quando ci si richiama al marxismo-leninismo, preferirei quasi che non ci si richiamasse, come diceva Lenin stesso, ma che agite da bolscevichi, purtroppo dici bolscevichi, i bolscevichi sono bravi, non va, agiate da bolscevichi, quello bisogna fare. E anche, cioè, per ritornare al compromesso storico, se qualcuno si prendesse la briga, molti di loro, di andare a leggere l'estremismo, c'è un capitolo proprio che dice: nessun compromesso, punto di domanda. E il compromesso storico di Berlinguer rientra in quelle tesi, in quei punti che Lenin considera discriminanti e fondamentali. Poi ognuno di noi può dire quello che vuole, però voglio dire, se ci richiamiamo a determinati principi, o li conosciamo o è meglio lasciare stare, perché poi voglio dire, che tutti, insomma, cioè, tutti devono dare il proprio contributo, consapevoli però dei propri limiti, perché altrimenti, insomma, poi diventa una bavera. Purtroppo, ecco, si è ridotto il comunismo in forma di chiesa, e molti hanno questa percezione all'esterno. Quando molti ci dicono, pur non conoscendo la storia del comunismo, che noi siamo vecchi, ma il comunismo è vecchio, no? Quando è il capitalismo di fatto che è vecchio, è colpa anche di costoro che hanno ridotto il comunismo a macchietta. Pensa a Rizzo. Orco giù, scusatemi se ho questo atteggiamento, ma non si può andare, insomma, ancora a ribadire concetti veramente che sono stati superati dalla storia, quell'impostazione, diciamo, brezneviana è stata superata dalla storia. Ecco. Quindi bisogna proletari di tutto il mondo unitevi significa mettersi insieme come classe per portare un cambiamento della società, senza stare, come dire, a rinduzzare il capello, no? Cioè portare miglioramenti alla società. E quindi l'azione politica è fondamentale in questo. Tutti i comunisti che comunque non hanno, o che si considerano migliori o superiori, non hanno questa volontà di unità, di fatto non sono comunisti. Perché non c'è purezza, la purezza non esiste, anche perché, cioè, la purezza sarebbe una contraddizione in termini rispetto a quello che è l'impostazione materialistico-dialettica. La purezza, la dialettica, non ha niente a che fare con la purezza. Quindi sono tutte un po' visioni, diciamo, che lasciano il tempo che trovo, ma che purtroppo hanno frammentato il movimento, e dicono comunista, che è il fattore soggettivo per le masse, e di conseguenza anche le masse che ormai sono, diciamo, alla mercé della propaganda più becera e reazionaria, no? E quando effettivamente, come dire, diciamo, il suddito abbraccia quella che sono le velleità del padrone, vuol dire che il padrone non fa un grande lavoro, e noi abbiamo purtroppo, insomma, mancato in qualche cosa. Vorrei finire così, io lascio spazio agli interventi, cioè,
non abbiate timore, voglio dire, cioè, di dare il vostro contributo, perché per noi è molto importante, ve lo ripeto. Grazie. Buongiorno compagne e compagni. Io sono dell'Associazione Italia Cuba e sono qui a portarvi il saluto di questa associazione. È un'associazione i cui fondamenti sono nella resistenza italiana e nella rivoluzione cubana. Sono fondamenti e principi che ispirano la nostra azione, sia nell'antifascismo, un antifascismo sia militante che un antifascismo che si perpetua anche attraverso quella battaglia che stiamo facendo, quella raccolta di film, di sensibilizzazione contro i nuovi fascismi che si affacciano in Europa e contro la possibilità anticostituzionale di apologia di fascismo. Noi stiamo facendo insieme all'ANTI di Milano e all'ARCI una raccolta firme dove chiediamo che gli spazi che sono concessi oggi in Italia e che non sono concessi in altri paesi europei, però in Italia sono concessi questi spazi a Forza Nuova, a altre organizzazioni neofasciste, non siano... che non siano più concessi. E quindi questa è una battaglia che sicuramente accomuna sia noi che i comunisti, in quanto ci rifacciamo tutti all'antifascismo. L'altra battaglia fondamentale è quella della vicinanza alla rivoluzione cubana e al popolo cubano. La vicinanza alla rivoluzione cubana è una vicinanza che con lo scioglimento del Partito Comunista, quindi con la trasformazione in PDS, cioè, ci fu subito chiesta di sciogliere la nostra associazione e per farne un'associazione così generica sui problemi del Centro America, no? Di solidarietà, no? Così, non politica. Noi ringraziamo ovviamente il presidente dell'associazione di quel tempo, che era Nardo Cambiaghi, di aver fatto una battaglia e ovviamente tutto il gruppo dirigente dell'Associazione Italia Cuba di aver fatto una battaglia affinché la nostra associazione persistesse con gli obiettivi e con i fondamenti che oggi mantiene appunto nel presupposto antifascista e di vicinanza alla rivoluzione cubana. Noi ovviamente ci riconosciamo anche nell'ultimo discorso fatto da Fidel Castro, l'intervento che è stato fatto rispetto alla questione delle elezioni in Venezuela. Fidel Castro ribadisce che non ci può essere democrazia finché i mezzi di comunicazione e i mezzi di produzione sono in mano alla controparte. Fidel Castro dice che purtroppo questo concetto di democrazia è un concetto che viene portato avanti anche da tanta parte della sinistra. Cioè, lui critica direttamente un giornalista cubano che discute e che riporta sul giornale alla televisione, a Telesur, un commento, dice la democrazia ha scelto, no? E lui dice no, non è la democrazia scelta, sono i poteri forti che hanno imposto, poi sia attraverso in Venezuela, sia attraverso una
guerra di bassa intensità, no? Che è stata fatta lì, sia attraverso appunto il mantenimento di determinati meccanismi di potere, che sono appunto l'informazione e il mezzo di produzione, ha imposto poi scelte diverse al popolo venezuelano. E quindi mette, no, in discussione un certo tipo di processi che comunque in parte della sinistra si sono, come si dice, ipotizzati, che non si sono mai realizzati, no? Si sono sempre ipotizzati, ma non si sono mai realizzati. Cioè il processo per cui la presa del potere è una presa del potere, diciamo, attraverso un sistema democratico burghese. Cioè, a parte c'è tutta la discussione sulla democrazia, che secondo me andrebbe poi fondamentalmente affrontata a sinistra, no? Quindi sul concetto della democrazia, come oggi viene intesa, no? C'è un bellissimo libro di Luciano Canfora sulla democrazia atene, dove Luciano Canfora dimostra che quello che è il nostro riferimento, quello che è il riferimento occidentale al concetto di democrazia è fondamentalmente sbagliato. Cioè la democrazia non c'è, l'Atene, ma lui lo dimostra proprio attraverso gli studi scientifici, no? E via dicendo, e ovviamente che la cosa che non era laggiù, non era realizzata qui, non può essere prospettata di là. Anzi, lui riporta un documento dove i sudisti statunitensi si richiamavano alla democrazia atenese dicendo sì, anche Atene c'erano gli schiavi, siamo democratici anche noi, no? Cioè questo va bene. Non ci vanno che erano passati 2000 anni, sono, qualcosa di più, no? Sono gli estremi, no? Però il fatto che a Cuba oggi, pur con il dibattito e tra virgolette le aperture, no? Si pone in discussione, si pone l'accento su delle questioni fondanti. Cioè questo ci dimostra che il processo rivoluzionario in quell'isola lì sta andando avanti, sta andando avanti e sta producendo anche nell'oggi un dibattito, una discussione, una progettualità e prospettiva che serve a tutte le forze antagoniste al mondo e anche ovviamente soprattutto alla parte più organizzata di queste forze antagoniste, che sono i comunisti. Io vi auguro un buon lavoro, che sia un lavoro proficuo, ricordando che dentro l'associazione di amicizia Italia-Cuba, almeno a Pisa, abbiamo presenza di tutti coloro che fanno parte di formazioni della sinistra, no? Ovviamente la maggioranza sono quelli che si rifanno alle formazioni sinistra comunisti e quindi invito, no, i compagni anche a incontrarci su quel territorio lì, su quel terreno lì, e così in maniera da poter condividere, discutere, approfondire determinate tematiche che sono non solo ovviamente relative a Cuba, ma relative appunto al progetto, all'America Latina e via dicendo. Vi ringrazio di avermi invitato alla vostra. Hai portato le teste dopo. Ringrazio il compagno. Grazie.